Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con le Ferrari F1 Collection. Oggi è il tempo di andare ad aprire il terzo numero, la SF15T di Sebastian Vettel. Come sempre vi avevo annunciato dell'uscita di questo video sui miei social, che vi lascio qui sotto, dove non solo vi faccio sapere quando usciranno tutti i nuovi video sul canale, ma vi tengo aggiornati anche sull'uscita delle opere in edicola, quindi molto importante se volete prendere alcuni modelli nello specifico, mi raccomando. Inoltre vi ricordo che sotto in descrizione vi lascio il mio store eBay, dove a volte vendo alcuni di questi modellini o altri oggetti che apro sul canale. È il miglior modo che voi avete per sostenere me e il mio lavoro, quindi a chiunque deciderà di acquistare io lo ringrazio davvero tantissimo. Allora, come detto, oggi questa SF15T, ragazzi, che mi sembra che a livello qualitativo è anche buona, forse la migliore che abbiamo visto con le prime tre, però insomma adesso la guardiamo vicino, facciamo anche qualche confronto, così decidiamo insieme, insomma, poi mi fate sapere anche voi che cosa ne pensate. Ragazzi miei, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi ho creato la playlist delle Ferrari F1 Collection, dove potete trovare tutti i numeri che abbiamo fatto finora e dove poi aggiungerò man mano tutti quelli che usciranno. Una piccolissima cosa che ci tenevo a dire: oggi è sabato, domani uscirà il video delle vostre collezioni, quindi mi raccomando, domani alle 14 appuntamento, mettete l'orologio, perché sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate, insomma, visto che questa volta i protagonisti sarete voi con tutte le vostre collezioni che mi avete mandato, quindi grazie e non vedo l'ora di farvi vedere il video. Va bene? Ragazzi, pronti? Spostiamoci sotto, anzi spostiamoci a destra e andiamo ad aprire la SF15T di Sebastian Vettel. Perfetto ragazzi, eccoci qui. Allora, non vi avevo detto che con questa uscita ci hanno messo dentro anche il raccoglitore per i fascicoli, che adesso vi faccio vedere. Allora, qua abbiamo il fascicolino della SF15 e questo è il porta fascicoli in cartone. Ragazzi, diciamo, sono standard, ogni collezione ogni volta ce ne fanno avere uno molto simile. Eccolo qua, questo si monta. Peraltro devo dirvi, è arrivato anche in condizioni decenti, di solito arrivano tutti distrutti, questa volta invece in condizioni anche abbastanza buone, quindi dai, non ci lamentiamo. Allora, la SF15T, sono sicuro che sarete molto curiosi di scoprire le differenze con la Formula 1 Auto Collection, devo dirvi anche io. E a guardarle così mi sono sembrate davvero identiche. Comunque adesso facciamo il confronto. Allora, nel prossimo numero la Ferrari F2003 GA di Michael Schumacher. Neanche ve lo sto a dire, un gioiello, una cosa spettacolare, quindi non vedo l'ora di prenderla. Una particolarità che volevo dirvi è il triangolo che vedete sul cofano motore del logo Marlboro. In questo modo, fatto con questo triangolo qui spezzato, dovrebbe prevedere le scritte Marlboro, quindi in teoria la macchinina bisogna aggiungere le decals. Comunque poi di questa cosa ne parliamo nel prossimo video, proprio con l'F2003 GA, così poi vi spiegherò meglio. Allora ragazzi, la SF15T diciamo che era palesemente la seconda macchina migliore di quell'annata. Purtroppo ce la siamo giocata anche abbastanza, Seb ha fatto un grandissimo campionato, mi ricordo che addirittura nella parte finale del mondiale la Mercedes fece tutti gli ordini di scuderia per far sì che Rosberg arrivasse secondo, perché altrimenti Seb sarebbe arrivato secondo nella classifica piloti, va bene? Quindi insomma una macchina sicuramente ottima, che purtroppo insomma si è scontrata con il dominio Mercedes, che insomma non ci ha lasciato scampo, va bene? Questi sono i dati tecnici della Ferrari SF15T, sempre molto interessanti. Peraltro guardate che bello questo casco di Seb, che mi auguro possa uscire nella collezione dei caschi, perché devo dirvi, questo è veramente uno spettacolo vero. Allora andiamo ad aprire la SF15. Come vedete sullo sfondo vi ho lasciato quell'altra della collezione Formula 1 Auto Collection, sempre di Centauria. Come vi dicevo, non ho avuto molto modo di metterle in paragone, però devo dirvi che mi sono sembrate identiche, va bene? Penso di aver visto soltanto una piccola divergenza. Quindi ragazzi, non voglio dire una cosa non vera, quindi adesso ci mettiamo insieme a guardarla, però mi è sembrato praticamente lo stesso modello, praticamente proprio identiche. Allora, andiamo a vedere. Questa è la SF15T del 2015 di Sebastian Vettel per questa nuova collezione. Come potete vedere, il modello è sicuramente di ottima qualità
e francamente credo che sia il migliore uscito fino ad adesso. La Ferrari F2007 di Kimi gli abbiamo trovato un bel po' di problemi, devo dirvi parecchie inesattezze. La SF1000 di Charles possiamo dire la stessa cosa. Questa invece, devo dirvi, mi sembra sicuramente di qualità superiore. Mi sembra veramente fatta bene, guardate che spettacolo, peraltro, il carbonio disegnato sul cofano motore, sulla parte finale del cofano motore. Devo dirvi, queste sono piccolezze che fanno davvero tanto tanto piacere. Sono molto contento di potervi far notare questi dettagli. Allora, vediamo un po', andiamo ad aprire il modellino, così ce lo guardiamo più da vicino, perché alcuni di voi mi hanno chiesto visto, ma perché non li apri? Aprili perché magari si vedono meglio, avete ragione. Quindi adesso ce l'andiamo a guardare proprio da vicino. Allora, voglio dirvi, bellissimo il tubo di Pitot, guardate come è stato realizzato bene, con la base rossa in ferro, veramente ci siamo. Poi diamo uno sguardo al cockpit, mi sembra che lo sterzo non abbia nessun tipo di adesivo o disegno, però abbiamo le decals delle cinture. Tutte le altre decals sono, come sempre ragazzi, realizzate perfettamente, quindi sono posizionate e di qualità ottima. Qui ve l'ho già fatto vedere, il cofano motore secondo me è la parte più bella di questa macchina. Guardate come è fatto bene anche il LED posteriore. Qui abbiamo questa piccola appendice posteriore un po' storta, vedete, dopo magari off camera cerco di dargli insomma una drizzata. Per il resto, come detto, mi pare che ci siamo, la macchina mi sembra di ottima qualità. Allora, una cosa interessante sicuramente da fare, come detto, è andare a paragonare questa nuova Ferrari delle Ferrari F1 Collection con la vecchia Auto Collection. Vedete? Ragazzi, che vi devo dire? Sicuramente una differenza che ovviamente voi noterete è che questa è di Kimi, ok? Io posseggo anche quella di Seb, però in questo momento l'ho messa in uno scatolone che non mi ricordo dove ho posizionato, quindi ragazzi ci ho provato a cercarla quella di Seb, però purtroppo non me la ritrovo. Questo perché essendo due SF15T dello stesso modello, insomma stessa auto, e avendo io ormai, come sapete e come capirete sicuramente, non troppo spazio per l'esposizione, ho scelto quella di Kimi, ok? Quindi ho messo da parte quella di Seb. Non riesco a ritrovarmela, ma ce l'ho al 100%. Comunque, diciamo che il modellino è quello. Quindi se noi andiamo a fare un paragone sulle differenze, devo dirvi che la macchina mi sembra piuttosto identica. Allora, guardate il tubo di Pitot, proprio identico. La stessa cosa vale per l'antenna. Abbiamo la differenza di camera, una è gialla e una è nera, ma credo che sia semplicemente una questione di pilota, perché credo che quella di Seb ce l'avesse nera. Posso dirvi, sul fondo dell'auto, guardate un po', proprio sotto la parte qui anteriore manca, vedete, quel segmento che va ad unire il fondo dell'auto con la scocca. Questa è una differenza che ho notato. Per il resto, ragazzi miei, sicuramente qua abbiamo anche le gomme di mescola diversa. Queste sono gialle, queste sono arancioni. Però, ragazzi miei, ditemi un po' voi. A me sembrano del tutto identiche. Anche, vedete, questa parte gialla sul faro posteriore, identica. Quindi credo e posso essere quasi sicuro nel dirvi che le macchinine sono identiche, va bene? Quindi la stessa casa, non so quale casa ha prodotto questa SF15T, comunque sicuramente è la stessa. Quindi facciamo come sempre, io nel frattempo la vado a richiudere, quindi facciamo come sempre le considerazioni per magari voi che acquistate a casa. Vi dico, se possedete le SF15T di Seb o di Kimi, o magari tutte e due, della vecchia Formula 1 Auto Collection, ragazzi, siete assolutamente a posto, perché insomma, voglio dire, sono praticamente identiche. Se invece non avete questo modello, io direi che è un ottimo acquisto, 14,99 per questo modellino, secondo me li vale davvero tutti. Poi non so se magari come me volete rifare le basi fondamentalmente tutte uguali, quindi andare a creare insomma la collezione con tutte le teche identiche. Capisco insomma se le volete riacquistare, però altrimenti direi che con questa siete assolutamente a posto. Ragazzi miei, dunque, questa era la SF15T, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bello e veloce come la SF15T. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se questo modellino vi è piaciuto, se l'avete collezionato e se state continuando l'opera
come sto facendo io, sempre un commentino qui sotto. Io vi do appuntamento fra 2 settimane con la F2000 3GA, iniziano proprio i gioiellini di casa Ferrari, non vedo l'ora di andarla ad aprire insieme a voi, mi raccomando sempre super sintonizzati. Qui da Visio e dalla Ferrari SF15T di Sebastian Vettel è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!